Ultimi dieci giorni di campagna elettorale per il voto dell'8 e del 9 giugno tra europee e amministrative, che a Pescara sarà una sfida a quattro tra il ricandidato Carlo Masci nel centro destra, Carlo Costantini per il centro sinistra, Domenico Pettinari, candidato civico e Gianluca Fusilli, candidato per gli Stati Uniti d'Europa. Il tema del caro Mense scolastico a Pescara è stato al centro della conferenza stampa convocata in mattinata presso la sede del gruppo consiliare del Partito Democratico con il candidato del centro sinistra, Carlo. Costantini, che ha denunciato l'azzeramento nei giorni scorsi da parte della Giunta Comunale del tesoretto da 500.000 euro che era stato invece precedentemente approvato dal Consiglio Comunale per evitare i rincari fino a 7 euro del costo dei pasti delle mense scolastiche, a seguito della protesta delle mamme pescaresi per quella che era stata definita come una spesa insostenibile e inaccettabile a carico delle famiglie. La questione del caro Mensa rappresenta per Carlo Costantini un campanello d'allarme perché con l'azzeramento del tesoretto. Di fatto il sindaco uscente scarica il problema sulla prossima amministrazione comunale che dovrà occuparsi di trovare nuove risorse da inserire in bilancio per coprire quello che per il candidato del centrosinistra non è che uno dei tanti buchi che la Giunta Masci lascerà in eredità a Pescare e Pescaresi, considerando i tanti cantieri avviati in città e poi sospesi. In questi ultimi dieci giorni di campagna elettorale, conclude Costantini, denunceremo anche questo. Poco distante dal Comune, anche Domenico Pettinari ha portato avanti i suoi comizi itineranti per incontrare i cittadini e recepirne istanze ed esigenze. A Porta Nuova, nel parco dell'ex Casar Macocco, il candidato civico ha ribadito l'attenzione e la cura per il verde pubblico, che rappresentano un punto programmatico del suo manifesto elettorale. In questi anni di amministrazione cittadina, attrazione centrodestra, l'abbandono dei parchi si è tradotto in degrado e mancanza di sicurezza, denuncia Pettinari, che propone maggiore sorveglianza per una fruizione delle aree verdi cittadine in totale sicurezza e a beneficio di anziani e bambini, contro una criminalità crescente e indisturbata. Con i nostri 25 comizi itineranti, continua Pettinari, ci occuperemo anche di questo, ascoltando soprattutto la voce delle periferie. Altra giornata di impegni e incontri elettorali, è anche per Gianluca Fusilli, candidato sindaco degli Stati Uniti d'Europa, tra, con di tra incontri con consulenti del lavoro e direttivo di Confcommercio, passando per Porta Nuova tra Viale Marconi e la zona Stadio per ascoltare i problemi dei cittadini e convincerli a esercitare il diritto di voto, con un'attenzione speciale ai più giovani e a quelli che si recheranno alle urne per la prima volta. Questi ultimi dieci giorni di campagna elettorale saranno infatti decisivi per far capire ai cittadini che quello dell'8 e del 9 giugno non è un appuntamento elettorale ordinario né per le europee, dove è necessario riuscire a concretizzare la costruzione di un continente utile alla causa degli Stati Uniti d'Europa, né per le amministrative di Pescara, perché per realizzare una città nuova c'è bisogno della partecipazione di tutti, al di là della preferenza che i singoli decideranno di accordare a uno dei quattro candidati nel segreto della cabina elettorale.